Dobbiamo tornare indietro. Indietro dove? Non ci sono le strade. Dove dobbiamo andare noi? Non ci servono strade. Argentino, siamo nel futuro! E il futuro è bellissimo! È bellissimo, bellissimo, eh! Solo abbiamo finito il profano e plutonio. Come un cazzo torniamo a casa adesso? Propano di plutonio. Forse ne è avanzata una tannica nel camerino di Morgan dopo l'ultima finale di X Factor. Vado a controllare e se non torno entro 20 minuti... Vale la follia. No, aspettami qui! Quello che so, è tutto quello che so. Per ogni domanda componi un verso. Per ogni domanda componi un verso. Che siamo soli in questo universo. Dimo, da dov'è? Qui a Spavrugia Ser. Momento belle vista calche perte. Metta il conosce. Mutetta, fevi brisa il ciamerire in tal osteria da Vito. No, non ho capito, ma allora, io mi chiamo Alessandro Cattelan, lavoro qui. E devo prendere del propano nel camerino di Morgan. Propano? Bambam, per l'amor di Gesù, andrei a cascola un terrorista. Tirami fuori i documenti, Cesarioni, dai, mo. Non ce li ho io i documenti. Perché fa lese, portami via. Lasciami, sono piemontese, non capisco. Fermi, regaz. Luque, vieni con me. È un giusto. Ma Ballo, sei tu? Ma che cosa è successo al mondo? Perché mi parlano tutti bolognese, tutti cantano logico? C'è anche questo... questo odore di ragù nell'aria. Si sente molto? È il mio profumo. Si chiama ragù numero 5. Quest'anno va un casino. Ma secondo me tu ti sei perso qualcosa nel frattempo. Vieni con me che ti spiego. È cominciato tutto in occasione del concerto di San Siro, giugno 2018. Fu un successo tale che Cesare venne nominato senatore a vita. Cremonini senatore a vita? È assurdo. Ma infatti non è tutto. Subito dopo venne anche eletto presidente del Consiglio, poi il G8, la Russia con Putin, e da lì immaginerai, la conquista del mondo è stato un gioco da ragazzi, roba da ridere. Ma anche lui? Sì, Papa Linetti XVI. Anche il Vaticano è dalla nostra parte. Seguimi, Alessandro. Sono io! Alessandro, ma che piacere rivederti! Che sorpresa, dove eri finito? Se avessi saputo del tuo arrivo avrei fatto preparare certamente qualcosa di, come dire, meno sciatto. Hai fame? Posso offrirti delle tagliatelle al ragù? Delle lasagne? Dei tortelloni? Del frigione? Dei ciccioli? Dei tortellini in brodo come quelli che faceva la mia nonna Pina, col brodo di Cappone? No, grazie mille, grazie. Ah, stai offendendo la mia nonna? No, assolutamente. Anzi, sono venuto per farti i complimenti, perché ho sempre pensato che tu fossi forte, ma questo successo è grandioso, te lo sei meritato. E poi che carino, grazie che ti ricordi ancora di PCC, vedo. Come potrei mai dimenticarmi del mio programma? Cioè, sì, del mio programma. E PCC è Poi c'è Cattelan. Avete sentito il suo programma? Vorrei dire E poi c'è Cremonini, anzi vorrei presentarti il cast. Marco Villa, Street Clerks, diteglielo voi che PCC è il mio programma, scusate. Regaz, parlate pure liberamente. Sochme,
ma questo qui faceva il cameriere da Vito? Sochmel, ma non l'abbiamo mai visto noi. Deve essere un ciaccapiatti. Oh, lo giuriamo su Zizi e Andrea. Sempre siano lodati. Sempre. Ma voi siete dei traditori infami. Uno va nel futuro 30 anni e voi vi dimenticate di lui. Siete il mio cast. Questo è il mio programma. E comunque, quella è mia moglie. Gettatelo nel brodo. Non serve urlare, cioè se non ti piace, Ale, lo dici subito, io mi adeguo, cioè nel senso anche con più calma, se mi permetto, cioè. No, ma non è che non mi piace, che mi sono proprio addormentato un attimo. Ah, tu ti addormenti. Cioè io sono qua da 3 ore e mezza che sto parlando di questo programma, del tuo programma, tra l'altro, e tu ti addormenti così. Che amico sei? No, dimmi tu che amico sei. Ma infatti è la domanda che faccio io a te, che amico sei tu, visto che ci metteresti un attimo a rubarmi il programma e il cast? Infami? Anzi, sai cosa c'è? Forse io non ti voglio più nel mio programma. Io non ti invito oggi e non ti inviterò mai più nel mio programma. Mai più nel mio programma! No, no! Oddio, che incubo, mamma mia, che roba. Stavo sognando di litigare con Ale che stava sognando di litigare con me. No, che roba. Oddio, per fortuna, amore, è tutto finito. Per fortuna! No!